Vuoi vedere che da noi trovi cortesia, cordialità e simpatia? Vista Expert. Ottici in franchising. Momento di relax dopo la lunga tensione del provino. Com'è andata? Diciamo bene. Speriamo. Ma se me lo dice diciamo bene. Speriamo che sia andato bene, dai. Che domande ti hanno fatto? Sono curiosa. No, abbiamo fatto la prima insieme a lui, ci hanno fatto le domande sulla nostra vita privata e poi dopo abbiamo fatto il secondo con la telecamera. Dobbiamo aspettare 2 giorni, speriamo. Che ci chiamano. Ci chiamano, ha detto non sperate più. Vabbè. Cioè, quindi voi fidanzati sperate di entrare in coppia? No, noi non siamo fidanzati. Siamo stati presi nello stesso turno di provini, poi... Ah, vi state fidanzando, ecco, è differente. Non è male l'idea, dai, ci vogliamo fidanzare, Milena. Va bene, se vuoi. No, comunque è stata una bellissima esperienza e poi devo dire la verità, sono delle persone molto, molto cordiali e simpatiche, molto. Ragazzi, com'è andata? Abbastanza bene, diciamo bene. Mi dici un po' cosa ti hanno chiesto, amore, famiglia? No, niente, le solite cose, domande frequenti. Cosa, perché dovevano scegliere me per entrare nella casa? E perché devono scegliere te per entrare nella casa? E sono il numero uno, piace la camicia, il capello, lo vedi o no? Abbastanza bene. Che? Sì, è andata bene, comunque erano davvero persone gentili. Bene, divertente, come? Che ti hanno chiesto? Di tutto. Cioè? Tutta la vita, diciamo, un po' emozionato, però comunque va bene. A te hanno scelto? Di già! Domani devo andare. Bugiardo? Molto. Molto. Impressioni? Impressioni? Niente, praticamente è stata una perdita di tempo, non è successo niente di particolare. Perché una perdita di tempo? Così, perché pensavo a qualcosa di meglio, ma non è successa. Quantomeno un'esperienza divertente, su. Ho passato una giornata diversa. Allora, in bocca al lupo comunque. E questa porta chiusa determina la fine della nostra avventura. Qui si tengono i provini del Grande Fratello, noi non possiamo entrare. In bocca al lupo a tutti i concorrenti da VIP Show in Tour. Ciao Adri, cosa Ciao, fai? Ciao Lori. Sai, sto leggendo la mia rivista preferita, Eva. No, c***o vita. No, Eva. Ciao Adri, cosa Ciao, fai? Ciao Lori. Fai. Sto leggendo la... Ma che? Basta. No, non ne hai uno per me. Ciao Adri, cosa fai? Ciao Lori, sai, sto leggendo la mia rivista preferita, VIP. Non è... Vabbè, ok, mi accontenterò del mio VIP, alla fine non lo tradirò mai. Però Eva non si vede. Tante notizie golose. Wow, interessantissimo. Sì. Dai, fammelo leggere un attimo a me. No, Eva è il mio. E dai, un attimo. No, è il mio. Solo un giornale. Ok. Solo un giornale, ma non leggi... Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget in disguise.
attention.